Qualcuno vuole parlarti, guarda solo se vuoi che ti cerchi. Per prima cosa quello che devi fare è scegliere o il numero 1, o il numero 2, o il numero 3. Scegli uno di questi tre numeri e poi andiamo a vedere. Mi raccomando, guarda il video solo se vuoi che questa persona ti cerchi. Perché hai scelto il numero 1? Vediamo un po' cosa ci dice perché hai scelto il numero 1. Cosa vuole dirti questa persona? Allora, è una persona fortemente instabile che non ha mai chiaro quello che vuole dirti, quindi io prenderei con il beneficio di inventario. Pensa a una persona, una delle persone più instabili che conosci, quella sicuramente con la quale hai avuto una relazione, vuole condividere qualcosa con te. Io però al tuo posto eviterei proprio la condivisione con questa persona e cercherei di va alla ricerca di un'apertura per poter forse riniziare una relazione con te. Se ha avuto una relazione, va alla ricerca di questa possibilità, che io non gli darei sinceramente vista l'instabilità della persona. Prova a viverti momento per momento la cosa, ma tieni presente che andrebbe scartata da subito. Perché hai scelto il numero 2? Perché hai scelto il numero 2? Qualcuno vuole parlarti, guarda solo se vuoi che ti cerchi. Vediamo un attimino chi è questa persona. Beh, è una persona fondamentale nella tua vita, una persona che ha avuto un ruolo molto importante nella tua vita, una sorta di mentore, di maestro. Vuole probabilmente provare a sperimentare nuove cose. Occhio che questa è una persona che però ha un grande carisma, un grande fascino, e potrebbe accadere veramente di tutto, potrebbe dirti veramente di tutto, non c'è una cosa specifica, può veramente dirti di tutto, quindi valuta tu e in base a quello che ti dirà. Però è una persona che è, sarà o è stata veramente importante nella tua vita, una persona sicura di sé. Perché hai scelto il numero 3? Vediamo perché hai scelto il numero 3. Allora, è una persona che sta facendo un atto di coraggio cercandoti, perché probabilmente o è stata lasciata o si è allontanata, ci sono stati dei malintesi e quindi c'è un atto di coraggio. È una persona con la quale c'è un feeling positivo e con la quale potrebbe nascere una relazione, magari come amanti, però potrebbe essere questo, va alla ricerca di ricostruzione di una relazione. In questo caso ascolta la tua voce interiore sulla base di quello che ti dirà per definire se tu vuoi portare avanti o meno questa relazione. Ascoltare la voce interiore è fondamentale. È comunque una persona che ha fatto parte o farà parte della tua vita. Bene, bene, bene.